L'apertura del nuovo centro commerciale Maximo a Roma e i cittadini lanciano l'SOS Traffico. Rosario Carello. Questa è Piazza Gabriella Ferri a Laurentino. Inizia davanti al nuovo centro commerciale Maximo e continua dietro questo pannello. Per ora in parte un cantiere, sarebbe già dovuta essere aperta, ma c'è stato un ritardo per tirare su le serrande. La proprietà si è impegnata a terminare i lavori entro 2 anni, ma non basta a rasserenare i cittadini. Siamo molto preoccupati per le ricadute sulla mobilità e in generale sull'aumento delle emissioni di CO2. Vogliamo vedere nei fatti un miglioramento della viabilità stradale, soprattutto in questo quadrante che è molto molto pesante. Una maggiore mobilità alternativa, magari, che può essere quella pedonale e quella di quella ciclabile, con la costruzione anche di piste ciclabili. Il problema è la viabilità, è d'accordo il nono municipio. Stiamo scontando una situazione che è nata, come abbiamo detto, nel 98, quindi è nata 22 anni fa. Chi ha progettato questo centro in questa posizione non ha tenuto conto degli effetti che avrebbe provocato sulla circolazione, e stiamo vedendo gli effetti negativi oggi. E tra 15 giorni, dice il presidente di Innocenti, ritornerà il filobus. La viabilità è un problema vero, rilancia la proprietà del Maximo, ma per il resto rassicura. È intenzione, senza alcun dubbio, della società di completare sia i parcheggi interrati che servono anche al centro, sia il completamento della piazza, la realizzazione del municipio e il completamento del verde pubblico. Interverremo, il commento del Comune di Roma. Scontiamo una situazione pregressa dovuta al progetto che è del 98, nel quale non si è tenuto molto conto di questo forte incremento della viabilità. Penseremo a dei provvedimenti, soprattutto con col Dipartimento Mobilità, per risolvere questa situazione sicuramente. Al Policlinico Umberto I una nuova TAC a ematologia.